L'importante era prendere i 2 punti, ci siamo riusciti, poi comunque siamo in casa, quindi non vogliamo perdere in casa sicuramente avanti i nostri tifosi. È stata una partita dura per tanti motivi, dopo la pausa abbiamo un po' faticato a ritrovare un po' il nostro ritmo, stiamo ancora faticando, poi oggi avevamo anche 2 assenze delle nostre lunghe, quindi chiaramente questa cosa ha un po' cambiato anche l'alchimia della squadra. L'importante però era quello di vincere, prendere i 2 punti e pensare già a mercoledì che sarà una partita molto molto importante. Secondo me nella vita di un atleta, io lo sto vivendo magari adesso in questo momento, è complicato riuscire a essere sempre al top. Comunque essere arrivati a Schio per me era il mio sogno, come può essere stato per Jazz e tutto. Dopo la stagione dell'anno scorso, che è stata una stagione incredibile, abbiamo giocato un'ottima pallacanestro, riuscire a mantenere questo livello alto sempre, tutti i giorni, non è facile. Quindi mentalmente, è più una cosa mentale. Personalmente ho avuto bassi, specialmente all'inizio della stagione. Ovviamente non molliamo, né io né Jazz o comunque chi altro magari in questo momento non è splendente. Lavoriamo sia mentalmente che fisicamente per cercare di, diciamo, di aiutare la squadra e di alzare il livello anche nostro individuale.